Ci sono cose che nel momento esatto in cui stai per farle, sai già che non le farai mai più in vita tua. È il caso di questo viaggio. La prima settimana di agosto ho deciso di vendere la mia Smartina. 7 anni passati intensamente, ne abbiamo visti di tutti i colori. Allo stesso tempo però non potevano consegnarmi la nuova nei tempi stabiliti. Così ho deciso, visto che c'erano problemi per prenotare treni, per prenotare aerei, qualsiasi cosa era un problema, vista la pandemia e quello che stava succedendo col Covid, così ho deciso di fare tutto il giro d'Italia in automobile. E allora eccoci qua, sulla Milano-Genova, pronti per andare ad imbarcarci. Prima però doveroso il passaggio sul nuovo Ponte Morandi, quello progettato da Renzo Piano. Io, da amante dell'architettura, da appassionato di architettura, ho deviato leggermente perché, per chi lo sa, non è proprio, diciamo, la strada consigliata per andare al porto di Genova e ho deciso di passare. Questo è il nuovo Ponte Morandi. In tutta la mia vita io solo una volta avevo preso il traghetto e fu anche un'esperienza molto divertente insieme a dei miei amici. Fu una toccata e fuga in Sardegna, insomma fu veramente ganzo come viaggio, fu una 2 giorni pazzesca. In questo caso invece il viaggio sarebbe stato molto 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 più lungo. Non conoscendo le tempistiche mi sono presentato al porto di Genova molto 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 in anticipo, allora ne ho approfittato per visitare Genova. Genova è una di quelle città che in verità io non ho frequentato tantissimo, forse 2 o 3 volte, spesso di passaggio. Proprio sul Ponte Morandi c'ero passato 7 anni fa per andare a Torino, sia all'andata che al ritorno. In questo caso me la sono goduta un po' di più e mi sono fatto anche un bel giro sul Belvedere. Prima tappa, Milano-Genova, 147 km. Prima tappa di questo giro d'Italia in Smart. Sono a Genova adesso, sono partito da Milano. Ricordiamo, oggi è il 10 agosto, ora sono le 16:21. In verità sono arrivato 1 ora e mezza fa, nonostante me la stia prendendo comoda a Genova. E adesso sono esattamente a Spianata Castelletto, un bel vedere di Genova, e confermo, è un gran bel vedere. Tra pochissimo prenderò il traghetto. Ho fatto un errore macroscopico. Ho sottovalutato le code per prendere un traghetto. Non avevo idea e sinceramente, pensando a quello che avevamo vissuto questo inverno con il lockdown, con il Covid, ho detto ma chissà quanta gente potrà prendere un traghetto. E invece 3 ore di attesa, code interminabili, un sacco di gente, potrei fare la polemica di dire sì ma molti non avevano la mascherina, cioè vedi come sto ragazzo che la tiene abbassata. Però sta di fatto che mi sono messo in coda e ho aspettato il mio turno per imbarcarmi sul traghetto direzione Palermo. Quando ho preso in considerazione il fatto di prendere un traghetto, ho sottovalutato alcune cose. L'attesa, che è lunga, almeno 3 ore. Il distanziamento sociale non esiste. Io la mascherina ce l'ho, ora mi sono allontanato un po' dal casino, ma è sempre presente la mascherina con me e quando mi riavvicino la indosso sempre. Non viene fatto da tutti, ma non faccio lo sceriffo, non sono lo sceriffo che gli dica te no. Io la indosso sperando che mi salvaguardi. Questo mi basta. Sono le 19:12, questo è il porto di Genova e tra meno di 2 ore mi imbarco. Ed ecco finalmente con la mia Smartina. Ah, volevo precisare,
non sono stato pagato dalla Smart, anche perché, come potete vedere, questo è un modello vecchio, quindi potete ben capire che Smart non abbia nessun tipo di intenzione di promuovere un modello che non è nemmeno più in vendita. Comunque, armato della mia smartina, mi sono imbarcato e questa è stata la prima curiosità tolta, no? Il fatto comunque di salire su una nave e posizionare la mia macchinina. Fa quasi tenerezza, piccola com'è, con tutti questi bestioni, jeep, perché chiaramente poi d'estate tutti quanti viaggiavano, tutti viaggiano, no? Quindi con macchine grandi, tanti bagagli, e io molto arrogante invece i due posti. Qui ho scoperto un'altra questione. Praticamente su questa nave in particolare gli ascensori sono ad uso e consumo solo delle persone, diciamo, che hanno dei problemi motori, che hanno una certa età, eccetera eccetera. Il problema è che l'ho scoperto troppo tardi. Su grandi navi veloci è il gioco di squadra. Io controllo l'ascensore. Come ti chiami? Charlie. E Charlie pigia come un forsennato i tasti sia su che giù, perché noi non vogliamo rischiare di rimanere a piedi. Attenzione, 4-3. Nonostante Charlie abbia pigiato tutto il tempo, non ci ha cagato niente, mentre l'altro è fermo all'8. Ma noi non demordiamo, noi continuiamo a pigiare pulsantini e aspettare. Ce la faremo, Charlie, ce la faremo. Non ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta, e infatti me la sono fatta a piedi, 4 piani a piedi con un borsone decisamente pesante. Sì, perché gli ascensori potevano essere comandati solo ed esclusivamente dall'equipaggio. Vabbè, comunque, a parte questo, fortunatamente mi potevo permettere di fare 4 piani con il mio borsone. E poi la vista, ragazzi, impareggiabile. Porto di Genova, al tramonto, bellissimo, tutti felici, tutti contenti, tutti pronti per la partenza, ma anche in questo caso avevo sottovalutato che ancora c'erano altre automobili che dovevano salire sulla nave. Quindi ancora attesa, ancora ore, ancora attesa, ancora ore ad aspettare, ancora attesa, ancora ore, ancora... per poi finalmente partire. Una delle cose più belle che ho scoperto in nave è il risveglio. Il risveglio in nave è qualcosa di pazzesco. Tu sali su sul ponte della nave, ti affacci e non vedi niente. Una sterminata d'acqua intorno a te. Davanti, dietro, di lato, dal lato destro, dal lato sinistro, ed è rilassantissimo. Poi ho avuto anche la fortuna, insomma, che non ci fosse maltempo o mare mosso, quindi ho dormito benissimo, mi sono svegliato, bellissimo tempo, non era umido, e poi chiaramente mi sono messa a perlustrare la nave in lungo e in largo. Finché finalmente siamo arrivati a Palermo. Anche qui ho scoperto un'altra cosa, che non bisogna cantare vittoria, o meglio, quando la nave attracca, tu non scendi subito. Eh no, tu devi aspettare. In nave devi attendere per qualsiasi cosa, devi attendere per salire, devi attendere per scendere, devi attendere per prendere le chiavi della cabina. Non si sente niente, mi sto parlando, ma qui c'è un macello incredibile. Stiamo aspettando di scendere. Siamo arrivati a Palermo, manca un'oretta circa per l'operazione di sbarco. Poi, pronti, andiamo. Faticosissimo. Poi non capisco perché la gente stanno tutti quanti con i motori accesi dentro la nave. Questa è una cosa che boh, non capirò mai, me le farò spiegare la prossima volta.
Mi metto chiaramente la cintura, non vorrei che poi pensiate, ma che fai senza cintura? No, la cintura me la metto, mi tengo anche la mascherina perché l'aria è piuttosto viziata ancora, non posso aprire i finestrini. Se accendo l'aria condizionata mi entrano tutti i tubi di scarico delle altre automobili, quindi guardate, guardate, guardate. Poi c'è la gara a chi esce prima, pazzesco. L'attesa, la nave è attesa, è calma, è tranquillità, non deve avere fretta. In nave non deve avere fretta. Quindi ancora attesa per uscire, coda, io che non sopporto stare nel traffico, immaginatevi chiusi dentro una nave con l'aria chiusa, spenta, l'aria spenta perché comunque entravano i fumi dell'automobile, eccetera, eccetera, e poi finalmente dopo 1396 km di navigazione arrivi, tocchi terra. E cosa mi succede? Mi hanno fermato anche la guardia di finanza, ora vediamo se trovano qualcosa di... Mi hanno fermato la guardia di finanza per dei controlli di routine al porto e mi ha fatto notare che la mia foto sulla patente è discrepante rispetto a quella sulla carta d'identità. Mi ha fatto notare che quella sulla patente, ahimè, era di circa 10 kg fa. E ha sottolineato che nella foto sulla patente non avevo capelli, quella della invece sulla carta d'identità sì. Quindi giustamente mi ha detto, vabbè, ha guadagnato qualche chilo, ma ha guadagnato anche qualche capello. Vabbè, lasciamo perdere il commento del finanziere, invece godiamoci la bellezza incredibile di Palermo. Io non credo di aver mai visto Palermo con la pioggia. Negli ultimi anni mi è capitato di andarci spesso e ogni volta è sempre bello, sia che arrivi in aereo, sia che arrivi in nave. Questa era la prima volta che io arrivavo a Palermo in nave e soprattutto era la prima volta che guidavo la mia automobilina per le strade trafficate di Palermo. Tempo di farsi una doccia, di risistemarsi un attimino, poi i giorni erano pochi, allora via, subito in centro, eccoci qua, questo è il Teatro Massimo, questa è Porta Nuova, sì, perché ho cercato di girare il più possibile, ho cercato di vedere tutte quelle cose che in passato non avevo visto, perché nel 2010 ero stato un mese a Palermo, ma in verità non l'avevo girata tantissimo con la radio, eravamo stati in diretta, un'esperienza bellissima. Questa è la cattedrale, questa è Piazza Pretoria, detta anche Piazza della Vergogna, sì, perché se guardate attentamente le statue sono tutte nude. Questa è la cala, è vicino al porto di Palermo, anzi in verità è la prima cosa che vedi quando arrivi con la nave a Palermo, perché la nave entra proprio perpendicolare alla cala, è rilassantissima, al tramonto è qualcosa di bellissimo. E poi la sera non potevo esimermi da fare un bel giro a Cefalù. Cefalù ci sono stato anche in questo caso 10 anni fa. Ho voluto fare una challenge pazzesca perché ho voluto replicare la stessa identica foto che avevo fatto 10 anni fa. Se andate sul mio profilo Instagram potete vedere la differenza. Giusto qualche etto, non vorrei esagerare. Però ragazzi, Cefalù spettacolare. Ecco qua, questo invece è il posto dove ho rifatto, diciamo, dove ho fatto la mia challenge 10 years later.
Come vi avevo anticipato, i giorni a Palermo purtroppo sono stati troppo pochi. Quindi, di nuovo in viaggio e ancora una volta in nave, perché ho detto: per quale motivo devo farmi tutti quei chilometri con la mia automobilina, con la mia smartina, quando posso usufruire di un mezzo come quello della nave? Comodissimo, io mi imbarco. Certo, non avevo considerato tutti i tempi d'attesa di qui sopra, però metto la mia macchinina comoda e sotto in coperta, io mi metto nella mia cabina e me ne vado dritto dritto per la prossima destinazione. In questo caso, Napoli. Nave diversa, ma tra le due, rispetto a quella che ho utilizzato da Genova per Genova-Palermo, forse meglio, più bella, più comoda, cabina più grande, più visibilità, perché in questo caso potevamo anche vedere, non vi anticipo niente, perché tra poco vedrete una cosa che ho sempre sognato di fare. Ogni volta che guardo i documentari sui pescatori ho sempre sognato di posizionare una telecamerina proprio lì dove solitamente nessuno può andarci, perché sì, ho scoperto che in molti traghetti, in molte navi, non ti fanno andare davanti, che non è la poppa ma è la prua, o forse è la prua e non è la poppa, boh, non lo so. Comunque sono riuscito a fare queste immagini e soprattutto a fare un timelapse incredibile. Allora, io non so se tutti i viaggi in nave, in traghetto, avvengono sempre con queste tempistiche, ovvero partenza la notte, arrivo al mattino. Comunque sta di fatto che da Genova sono partito di sera e sono arrivato, anzi, nel primo pomeriggio, perché era più lungo il viaggio. Stessa cosa, Palermo-Napoli, partenza la sera, arrivo all'alba. E allora che fai? Metti la sveglia, ti affacci e ti godi l'alba e tutte le isole che sono di fronte al Golfo di Napoli, compreso il Vesuvio in lontananza, che credevo di vedere in modo molto più limpido, però per l'appunto c'erano queste nuvole e poi ero, diciamo, controsole, come si dice in questi casi. Però si vede, no? Eccolo, si vede, quello lì è il Vesuvio. L'entrata dentro al porto di Napoli è fantastica, è una cosa unica, e poi la possibilità di poterla vivere dalla prua o dalla prua della nave, insomma, è bellissimo. Anche qui l'attesa per uscire, ma che ve lo dico a fare, ve l'ho già detto. Sono arrivato a Napoli all'incirca alle 8 del mattino e ho pensato, quasi chiamo il mio amico Luigi che abita a Montesarchio, provincia di Benevento. Ho detto, tanto sicuramente starà dormendo, l'ultima volta che si era collegato su WhatsApp erano le 3:30 del mattino, quindi figurati, sì, mi ha detto passa, ma figurati se è sveglio, se mi aspetta, insomma. E ho detto, vabbè, io per correttezza comunque il messaggio glielo mando.
Lui non solo mi ha risposto, mi ha chiamato immediatamente, mi ha detto: esci subito sull'autostrada ad Avellino e vieni qui da me. E io cosa ho fatto? L'ho raggiunto. Luigi, che salutiamo, mi dico Luigi. Ciao ragazzi. Ricordiamo per quale squadra dobbiamo tifare. Qui siamo in Val Caudina. Sì, questo Val è il lato Sannita. Lato Sannita. Lato c'è il lato Irpino. Lato Irpino. Stiamo venendo da Montesarchio, siamo vicini anche a siamo tra Benevento e Avellino. Benevento e Avellino. E noi però dobbiamo dare sempre sostegno ai lupi. Ai lupi. Forza lupi. Forza lupi, sempre. Salutiamo anche tutti i tifosi dell'Avellino, naturalmente anche nella mia collezione non poteva mancare la maglia dell'Avellino. E qui siamo ad Airola, questa è la piazza, vedi, il cavallo della Ferrari è nato a Airola. Ad Airola, sì. La Ferrari è nata a Airola. Concettualmente è nato a Airola. Devo essere sincero. Se nel tragitto tra Milano, Genova, Palermo e Napoli non ho avuto dubbi sulla tenuta della mia smartina, anche perché il gran parte del tragitto era appunto in nave, dopo che ho raggiunto Montesarchio e tutte le sue salite proprio nella Valle Caudina e quindi pieno di salite, discese eccetera eccetera, ho detto: forse ho esagerato, a sto giro sto chiedendo un po' troppo alla mia macchinina. Però vabbè, nonostante dalle 8:30 del mattino siamo andati via da Montesarchio alle... saranno state le 17, le 5 del pomeriggio, ci siamo rimessi in cammino direzione il Tacco d'Italia, ovvero il Salento. Prima però, da grande appassionato di architettura, ho ritenuto opportuno fermarmi a Bari. Per quale motivo? Perché dal Ponte Morandi, dal nuovo Ponte Morandi di Genova, quello riprogettato e ridisegnato da Renzo Piano, sono andato a vedere un'opera che sempre Renzo Piano aveva realizzato per i mondiali del 90. Mi avevano detto che era in condizioni un po' brutte, non pensavo però così brutte. Adesso sembra che il Bari, la nuova proprietà, quella guidata da De Laurentiis, voglia comunque risistemarlo. Ho provato anche a entrare, ho provato a vedere se c'era qualche porta aperta, in verità c'era qualcuno dentro, ma forse erano troppo dentro per sentire il mio dito che suonava il campanello e soprattutto le mie urla per sentire se appunto c'era qualcuno che mi apriva. Comunque, dopo la pausa a Bari, di nuovo in viaggio, di nuovo con la mia due posti, con la mia macchinina, questa volta direzione Gallipoli. E dopo anche essermi riposato, essermi fatto una bella doccia, essermi refrigerato con i prodotti tipici locali, una mattina dopo, inevitabile, il primo bagno in Salento, il primo bagno a Gallipoli. E che Gallipoli non ho potuto esimermi dall'ostentare tutta la mia classe calcistica. E allora sono andato alla Effort, che è un centro sportivo fantastico, a Parabita, piccolo paesino appunto nell'Interland leccese, e abbiamo dato spettacolo come solo noi sappiamo fare. Siamo pronti per giocare. Allora, io laterale a sinistra. Aspetta, andiamo. Allora, abbiamo Fabio, Vinci. Lui è il super capo. Come stai? Bene, grazie. Bene. Pallone ottimo, Fabio. Spettacolare. Stiamo già giocando, Fabio? Stiamo cominciando? O siamo già stanchi perché ci siamo riscaldati troppo? No, tu ti sei riscaldato. Io mi sono tenuto bene. Io avrei anche già finito. Guarda, mamma mia, guarda che pallone incredibile. Ragazzi, questo è un pallone serissimo. Aspettate, faccio fare un saluto a Pacquale. Signore e signori, stasera lui valuterà chi sarà il migliore in campo. Facciamo, Fabio, facciamo migliore in campo effort invece che Sky? Dai. Migliore in campo effort. Peggior serata del sarà... calcio, Vinci in campo. Sarà Pacquale, come lo chiamava Battistuta. Pacquale Bruno. Ciao, ragazzi. Deciderà divertito. Chi sarà il migliore in campo. La tenuta è questa. Guarda, bello, forse potrebbe essere... Non è degli anni di Pasquale, ma quasi. Il mio idolo. Si può dare, mamma mia, che incontro incredibile.
tra il mago e fa quale Bruno? Insomma, dai, vabbè, dai, riportate. Ti vedo un po' sovrappeso. Mi sono arrivato prima, ho fatto un'ora come le scemi. No, avevo male all'inizio, sennò non ho giocato. So. Ero stanco io a vederlo correre, Mago. Ero stanco io a vederlo correre. L'hai visto, guarda. Ci vediamo dopo. A dopo. Ciao. Ci vediamo venerdì qua, sì, no? Sì. Mangiamo una cosa. Che non quando c'è da mangiare, lo sai, vai. Noi ci siamo sempre. Vai. Ciao, Pacquale. Ragazzi, siamo pronti? Sì, siamo pronti. State guadagnando tempo, eh. È una cosa molto subdola questa, eh. Vai, Fabio, sei solo, guarda lì che squadra di inguardabili, veramente. Andiamo. Si parte, si gioca. Ah, di già? Mamma, che recupero incredibile! Vai, vai, vai! Dai, dai, che c'ho tipo un minuto e mezzo di tenuta! Eccolo, eccolo! Non ce la farò. Ma vediamo se riesco a fare un gol in diretta. Matti, Matti! Mamma mia! Stiamo controllando il gioco, ragazzi, nemmeno Sky ha queste inquadrature! Eccolo, Matti, Matti! Mamma mia, guarda che gioco incredibile! No! Pubblico delle grandi occasioni! Dietro, dietro, falla girare, anche dietro, anche dietro! Dai ragazzi, sono già stanchi! Dai che non ce la fanno! Facciamo che i gialli non possono correre ma devono camminare e basta? Mettiamo delle regole? Ragazzi, stiamo dominando, non ce la fanno più, eh. Vai, 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 guarda, guarda che contropiede incredibile. Vai, Matti, Matti. Dietro male, eh. Eccolo. Ecco il gol, ecco il gol, ecco il gol in diretta. No, Michael! No! E go! Grande gol! Portiere, non la dovevi parare quella lì però. Come ti chiami? Flavio. Flavio, il mortacci. Che bella maglia. Che te l'ha data questa maglia? Allo stage. Bravo, grande. Mi hai tolto la gioia del gol in diretta, cazzo. Beh ragazzi, basta. Perché faccio più fatica a tenere la telecamera e a giocare. Adesso vado a dare spettacolo. Ragazzi, ho dato spettacolo anche a questo giro. Ci sono testimoni, fortunatamente. Guarda, guarda, guarda. Matteo distrutto, distrutto. Guarda, Francesco ancora più distrutto. Mago Arthur, metti via i soldi, no, metti via quando soldi. Mi fai giocare. Metti via i soldi, metti, queste cose sono private, non vanno fatte vedere così, no, dai. No, per far togli, no, togli, era togli. Per ti volevo ringraziare come è stato per i tuoi. Allora, togli, certo. togli i soldi, togli i soldi. Franco, no, dai, cazzo. Ma non scherziamo, dai. No. Ma tra di noi, ci rifacciamo a Roma, dai, ci rifacciamo a Roma. Mi offrirai, che ne so, una settimana di pranzo e cena. Non sei venuto ancora a casa mia. Ah, già, è vero, dove è casa nuova. Ragazzi, uno dei più grandi accordatori di chitarre del Foritalico. Esatto, sì. In verità sono racchette, ma noi le chiamiamo in confidenza chitarre. Francesco Meneschinchi, Ludovico e Diego Musci, ragazzi, veri protagonisti di questa vittoria incredibile. Nonostante un'infortunio. Tanto, anche se abbiamo perso, la gente non lo sa mica. Ludovico, ragazzi, faccio degli assist incredibili, incredibili. Vabbè, noi vi salutiamo, è stato un privilegio. Per voi. Io porto a casa un pallone ottimo perché ho fatto 4 reti, quindi me lo merito. Senti, scusa, ma e la mossa prossima. Di pagare, la mossa di pagare non la facciamo. Fuori onda, fuori onda, fuori onda. Ciao ragazzi, ciao. Ebbene sì, ho fatto 4 reti, ma ho rosicato per non aver fatto quella con la telecamera in mano. Comunque, anche i giorni a Gallipoli sono volati via, ci siamo divertiti, siamo stati bene, abbiamo fatto tanto mare, tanto bel mare, ma è arrivato il momento di tornare a casa. Il problema qual è? È che non ci sono navi da Gallipoli per arrivare fino a Milano, ma c'è tanta, tanta, tanta autostrada. Tanta quanta. Tanta, 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 da pensare anche di dire quasi quasi mi fermo a Firenze, dormo dopo 897 km e poi il giorno dopo riparto per Milano. Invece no, sono stato ulteriormente arrogante perché non mi è bastato farmi tutti i chilometri in macchina, tutti i giorni, le giornate trascorse a Palermo, a Napoli, a Montesarchio, a Bari, a Gallipoli. Ho detto no, io torno a Milano.
Quindi dopo un'oretta e mezza trascorsa a Firenze, il tempo anche in questo caso di darsi una rinfrescata, mangiare una sciocchezza al volo e poi di nuovo in macchina e ancora chilometri per arrivare poi a Milano alle 4 del mattino. Bene sì, altri 301 chilometri, fatti con una stanchezza sulle spalle incredibile, con una voglia pari allo zero, al sotto zero di guidare, anche perché credo poi di non aver guidato per mesi successivamente. Ce l'ho fatta, sono arrivata a Milano, 2 settimane in giro per l'Italia con la mia smartina, con la mia 2 posti, e poi ho tirato le somme, ho detto sì, ok, ma alla fine quanti chilometri ho fatto, per quanti chilometri ho guidato? E allora, bene, sono partito da Milano, sono arrivato a Genova e ho fatto subito grosso modo circa 147 chilometri. Poi da Genova mi sono imbarcato, non prima però di aver fatto code interminabili per salire sul traghetto, prendere il mio posto, eccetera, eccetera, eccetera. Anche in questo caso abbiamo navigato per ben 1396 chilometri. Poi dopo aver trascorso una settimanina a Palermo, quindi avendo gironzolato per Palermo, ho detto prendo un'altra nave e me ne vado a Napoli. Quindi qui ho navigato per altri 725 chilometri. Non contento, ho fatto una piccola pausa a Montesarchio, anche se quella piccola pausa credo alla mia smartina sia costata tantissimo in termini di sforzo motoristico, e poi mi sono sciroppato altri 402 km per arrivare giù fino in fondo al tacco a Gallipoli. Dopodiché, dopo circa un'altra settimana, ho ritenuto opportuno a questo punto tornare su a Milano e farmi tutta una tirata con una breve pausa a Firenze dopo 897 km e poi riprendere ancora su fino a Milano e farmi altri 301 km. Voi direte, bene, ok, ma quindi in totale quanti chilometri hai fatto? È semplice, basta fare la somma e arrivare quindi a un totale di 3916 km in 2 settimane. Dopodiché, appena arrivato a Milano, sono andato al concessionario e gli ho restituito la smartina. O meglio, gli ho dato la mia smartina che per ben lunghi 7 anni ha fatto il suo dovere nel miglior modo possibile.